Iniziamo la conferenza stampa con coach Villa, un commento al match. Ma allora sicuramente abbiamo probabilmente una partita da due facce, perché tre quarti dove sicuramente Verona ha giocato con una grandissima intensità e noi non siamo quasi mai riusciti a pareggiare questa intensità. Lo abbiamo visto da tante piccole cose, penetrazioni in cui corpo contro corpo abbiamo subito l'avvicinamento a canestro, situazioni tantissime, troppe, di rimbalzo offensivo che ci hanno portato. Nel primo tempo eravamo già a 14, nel secondo tempo è andato un po' meglio, ma anche dal peggio era difficile, quindi devo dire poi già nel terzo quarto abbiamo provato a fare meglio. Nell'ultimo sicuramente siamo stati più disciplinati, siamo saliti di intensità dietro, ma intensità non si intende solamente aggressività, ma solamente un'intensità anche mentale, dove siamo riusciti di più a fare le cose che volevamo fare e potevamo fare. E in attacco, devo dire la verità, poi nell'ultimo quarto siamo tornati. Credo che in attacco abbiamo fatto per lunghi tratti la partita che forse volevamo, perché siamo riusciti a tirare sempre con buone percentuali da tre punti. Nei primi due quarti abbiamo sempre costruito degli ottimi attacchi. Nel secondo tempo siamo stati bravi, quando siamo andati un po' più nel caos, a non sbragare, come ci capita ogni tanto, ad affidarci solo da tre punti, ma ad andare dentro in post basso da Lupusor, e da lì abbiamo costruito delle ottime cose. Poi è evidente che quando arrivi magari nei possessi finali, nei minuti finali, il canestro di Pozzi, il canestro di Montano, giustamente in quel momento lì diventa magari un po' più difficile andare a giocare nel dettaglio contro una squadra che in quel momento stava mettendo molta intensità e cambiando su tutti i blocchi. Quindi devo dire, siamo molto contenti di questa vittoria, ci dà una grossa mano a avvicinarci alla tranquillità di poter fare i playoff e a consolidare il nostro quinto posto, che rimane per noi un obiettivo da cercare di raggiungere. Ci sono domande per il coach? Tanto complimenti, coach. La cosa impressionante è tutto questo talento, oltre alla velocità, che è uscito dalle mani, perché comunque, come diceva lei, vi siete trovati in una situazione particolarmente difficile e poi l'avete vinta mattone dopo mattone, soprattutto vincendo più di una volta quando è rientrata più volte Verona. Quindi è stata anche una partita che da questo punto di vista ha impressionato. Sì, noi grazie, anche perché fare questo tipo di partite su questi campi credo che abbia un grande valore per noi, perché comunque è un campo meraviglioso con un effetto pubblico, e poi su quei palazzetti che già da soli, solamente di struttura, ti creano rispetto. Siamo questa squadra qui. Io credo che sia una squadra la nostra con il talento. Le difficoltà più grosse sono quando ne abusiamo, no? E diventa un talento individuale messo fine a se stesso. Quando invece riusciamo un po' di più a condividerlo, e stasera l'abbiamo fatto a fasi alterne, ma bene, perché i 12 assist probabilmente sono anche un po' finti. No, finti, devo dire, potevamo anche farne di più, qualcuno dei canestri costruiti bene sono anche usciti anche all'inizio della partita. Quindi, però hai ragione, c'è stato un momento dove sembrava veramente che il flusso della partita sia cambiato, però non è stata una botta, perché il quarto quarto è finito comunque a cavallo dei quarti 31 a 10 forse, ma è stato proprio passettino per passettino, non c'è stato il 10 a 0 fulmineo. E quando invece c'è stato il parzialino di Verona, siamo stati bravi a non abbiamo fatto solo un passaggio con tiro a tre punti da lontanissimo di Landi e tiro a tre punti di Poz, che poteva un pochettino arenarci, per queste robe qui ci mandano un po' fuori di testa, e invece siamo stati coscienziosi. Faccio una domanda io. Ecco, avete fatto un parziale 27 a 13 nell'ultimo quarto, okay. Che tra l'altro era anche più dilatato, perché poi Verona ha recuperato quei 4 punti nel finale. Un parziale di 19 a 5, ecco, al di là dei buoni tiri da 3, però cos'è cambiato? Forse tenuto conto che Verona era senza due giocatori, ma voi mancavano Americano e Amato. Sì, io credo che fosse pari patta, dai, facciamo così.
È cambiato, guarda, è cambiata soprattutto l'attitudine difensiva, cioè, siamo stati molto più precisi. Se tu pensi a tante situazioni di pick and roll nel terzo quarto dove abbiamo concesso troppi canestri facili in rollata, ma non perché non fossimo pronti a quella situazione, ma perché non eravamo pronti a fare quello che avevamo deciso di fare. Non ci stava venendo niente perché eravamo un passo in ritardo. È cambiato prevalentemente quello, perché se io ho avuto la sensazione che qualcosa stesse cambiando dalle primi possessi difensivi del quarto quarto, quando gli show dei lunghi erano più convinti, quando siamo stati più presenti sulle penetrazioni, abbiamo smesso di subire a rimbalzo. Poi io, quello che di là succede, sono molto fiducioso, per modo di dire, so quello che possiamo essere, e negli ultimi mesi, nonostante i risultati non lo facciano propriamente vedere, siamo stati molto bravi a crearci la dimensione interna che non avevamo. I 23 punti di Lupusor, che è un tiratore, derivano da un 6 su 7 da dentro l'area, vuol dire grande lettura dei cambi difensivi e andare dentro con pazienza. Per una squadra di flusso e comunque di talento come la nostra, che ama tirare da tre punti, e vuol dire proprio forzarsi, perché ogni tanto avete visto, come ti ho detto prima, quando Landi tira tre punti o Pozzi tira tre punti, non lo fanno perché stanno nelle loro caratteristiche, e quindi quello è quello che cambia. Quando ci mettiamo, riusciamo a fare quel saltellino, e da squadra prevalentemente offensiva ci sporchiamo le mani, come abbiamo fatto settimana scorsa, parzialmente due settimane fa a Forlì, e quando riusciamo a leggere quello che succede, non andare molto sul sentimento, ecco. Coach, per creare una specie di... siete leggeri nel momento in cui c'è da andare, ma lucidissimi e solidi, e questa cosa, questa combinata, a volte vi rende davvero imprevedibili, perché la leggerezza a volte fa presupporre ma sì una squadra, invece alla fine siete andati, qualcuno dice perché non avevate niente da perdere, non è vero, ma perché eravate dentro la vostra partita e avete alternato una lucidità, una solidità incredibile, e come dicevamo prima, un talento che ha cambiato il senso. Sì, poi è ovvio che se magari una bomba di Montano o una bomba di Giddy escono, siamo qui magari a definire, anziché lucidità, le definiamo forzature, no? Cioè, intendo dire, la linea è veramente sottile, però giustamente quando noi dobbiamo esaminare il risultato, quelle situazioni, se poi vogliamo vedere, sono canestri che Montano può fare e che Poz può fare. Quindi, anzi, sul più 5 credo che abbiamo sbagliato un tiro con Landi apertissimo, no? Che qualcuno mi ha guardato e mi ha detto il suo tiro, che ho detto vabbè, pure il mio, cioè, devo dire, con quello spazio lì possiamo far carino. È uscito, però l'avevamo costruito. È ovvio che poi, ripeto, negli ultimi minuti va un po', la partita cambia regole, cioè giustamente la palla si ferma un po' di più in mano a Devo e di qua ai nostri. Quindi è normale che sia così, e siamo andati. Abbiamo rischiato di fare il patatrac perché abbiamo preso ancora due rimbalzi di attacco nel finale, subito due rimbalzi di attacco nel finale che potevano costare qualcosina. Però guardate, siamo contenti, perché come hai detto tu, non è vero che non avevamo niente da perdere, perché comunque il periodo nostro non è semplice, dobbiamo ritrovare certezze, dobbiamo andare via con una vittoria da qui. L'ho detto settimana scorsa, non risolve tutti i nostri problemi, ma è un passo ulteriore per ritornare nella nostra direzione, ecco. Grazie, grazie a voi, grazie, buona domenica a tutti.